Auno Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Al Maggi, sfida affascinante tra i campioni d'inverno di Gabice Gradara e Moia Vallesina, quinta della classe. Da vendicare per i padroni di casa c'è il 3-1 subito all'andata. Assenze da una parte e dall'altra, Gabice Gradara orfano di pedine Freducci e Moia Vallesina del centravanti Trudo, autore del primo dei tre gol rifilati agli avversari nel match di andata. I Gabice Gradara schiera il tridente formato a Donati, Veglio e Fabri. La novità è rappresentata dall'ex Rimini Primavera Innocentini, che prende il posto ai Bastianoni, mentre l'ultimo arrivo Fulvi siede in panchina. Tra gli ospiti spicca Colombaretti, un passato Tranquillitana, Foggia, Martina, Fano, Lanciano, solo per citare alcune delle piazze in cui ha militato. La posta in paio è altissima, alla fine verrà fuori una partita giocata da entrambe le squadre a viso aperto, dove si registrano molti errori difensivi perdonabili, visto che alla ripresa dopo una sosta non è mai facile ottenere una lucidità perfetta, e due episodi da rigore molto contestati e non assegnati, con la direzione di gara affidata al signor Carlo Sannari di Macerata, coadiuvato da Luca Giretti e Federico Sannucci, appartenenti alla stessa sezione. Sebastianoni in sedi panchina, il suo sostituto Innocentini, con addosso il numero 7 tanto amato dal compagno, suona subito la carica. Il tiro provato dalla distanza è fuori misura, la replica del Moia Vallesina arriva puntuale, ma il colpo di testa di Togni, seppur libero di colpire, lascia di sasso la difesa di casa, ma la sfera si accomoda sul fondo. Nel periodo successivo la squadra di Tiranti esegue un colpo in colla, ma sul traverso di Simonetti è passile a rischiare il quasi autogol. Il Gabice Gadara, capace di eseguire un miglior possesso palla, crea la prima occasione degna di nota. Francesco Vegliò, chiamato affettuosamente Ciccio dai compagni, innesca l'ex Marignani nei Sedonati. La punta in maglia numero 9 resiste alla prima carica di Colombaretti, conserva sé il pallone, ma al momento del tiro arriva stanco, calciando in bocca a Perez, che trattiene la sfera in due tempi. Il Moia Vallesina, che si diverte a giocare in maniera decisa sulla fascia destra, ha un'immediata reazione, ma Mosca sciupa calciando troppo debolmente. Le squadre continuano a misurarsi cercando di superarsi. Vegliò, in versione assistman, mette al centro un pallone sul quale Fabri, scivolato, impatta malamente, recriminando col direttore di gara per una carica subita da Federici. E dalla solita mattonella di destra, il Moia Vallesina sorprende Gabice Gradara. Il colpo di testa di Borocci viene seguito dal tiro di Mosca, celato, respinge. La replica di Gabice Gradara scaturisce l'impostazione di Ciamaglia, che sceglie la soluzione Donati. Quest'ultimo va via a Spinelli, sfondando al centro un pallone sul quale Fabri non arriva, ma Costa sì. Il tiro del terzino viene neutralizzato con la mano da Borocci. Il replay ci mostra proprio questo. L'arbitro lascia proseguire, ma in questo caso potevano esserci per l'appunto gli estremi per il penalty. Il Gabice Gradara prosegue nel suo forcing offensivo. Il tiro di Grassi viene sventato in corner da Perez. Lo stesso portiere dovrà ripetersi da una punizione battuta sempre dallo stesso Grassi. Ma qui assistiamo all'azione più bella del match. Fabri inventa, Donati stacca di testa, ma centra la traversa. Perez è battuto e Avegliò, sempre di testa, il tapin vincente proprio non riesce. Pallone consegnato tra i guantoni di Perez, che non deve neppure sudare per superarsi. Primo piano per l'ex attaccante del Valfoglia. A 45esimo Innocentini a recuperare la palla, ma il suo tiro termina alto. Squadra a riposo sulla 0-0, con Costa che chiede spiegazioni sul mancato rigore non fischiato al minuto 23 al direttore di gara. Nella ripresa al quinto Borocci sembra trovare l'acuto vincente, il suo assist per Api ed applausi, ma l'attaccante non aveva fatto i conti con Celato, che distinto da terra con l'intervento alla garella salva porta e primato ai suoi, nei momenti in cui la radiolina segnala la sconfitta del viaggio Nazzaro. Replay meritato per il porterone di Gabice Gradara. Bastianoni, appena entrato, scalda così guantoni a Perez. L'occasione arriva anche per capitan Sabatini, che, servito da Vegliò, non trova il pertugio giusto con gli ospiti che liberano senza affanni. Ma su capovolgimento di fronte, l'apertura di Arcangeli coglie la difesa di Gabice Gradara impreparata. A Martellucci non sembra vero trovare l'autostrada libera senza pagare il ticket per i gol. Macerato al casello aziona la barriera, risultando vera saracinesca. Il finale vede la pressione degli uomini di Scardovi maturare un tiro di Grassi da calcio piazzato, offendente dalla distanza di Costa, che si spengono entrambi a lato.
ma in area propria Gabice Gradara rischia e non poco al 90esimo. Api stoppa la sfera rubando il tempo a Costa e Sabatini quando l'attaccante con un gioco di gambe alla Ronaldo 97-98 nasconde il pallone al capitano del Gabice Gradara. Ecco che il piede impatta contro quello del difensore, ma anche in questo caso l'arbitro sorvola con il numero 9 avversario che non riesce a darsi pace, continuando nelle proteste e difendendo il proprio credo anche al termine della gara. Uno 0-0 che non accontenta nessuna delle due pretendenti. Una bella partita giocata davanti a un numeroso pubblico certifica due belle realtà di questo torneo, ma domenica prossima il Gabice Gradara dovrà scegliere la propria strada in esterna col Biagio Nazaro. Alla band di Scardovi toccherà il compito di capire se rimanere una bella e semplice realtà di questo torneo o divenire grande. Intanto buon 2020 e buon campionato a tutti.